Ok, ti trovi all'angolo. E mi nascondo. Aspetto 2 minuti. Se entra qualcuno, se sento qualcuno passare. Se no, se non passa nessuno in quei 2 minuti, faccio uno scatto e vado sopra, nell'altro angolo. Naux lucertola. Allora, no, non passai 2 minuti, non senti nessun passo. Ok, scatto ancora, vado verso dall'altro, vado su. Aspetta un altro po', mi avvicino al muro e striscio vicino alla porta, allo stipite della porta a destra. Cioè, a sinistra. Questo qui? Sì, esatto, quello lì. Ok. Beh, ti trovi davanti a questo enorme portone di legno massiccio. Ok, c'è una serratura? Sì, sì, c'è il buco per la serratura. Do un occhio dentro. Oh, ok, dall'altro lato... riesci a vedere di fronte a te semplicemente un enorme muro in pietra e alcune statue. Ok, quindi un corridoio. Ok. È abbastanza illuminato da quello che puoi vedere. Ok. Quanto tempo è passato da che ho abbandonato gli altri? 5 minuti. Ok. Aspetto 5 minuti per vedere se c'è un cambio della guardia o se passa qualcuno davanti. No, non passa nessuno. Ok, la serratura è aperta? Giri la maniglia, quindi. Lentamente. Come la maniglia è quella a pomello o quella tipica delle porte nostre, tipo? Che differenza fa? La maniglia a pomello non si vede che si muove, la maniglia invece che scende si vede che si muove. È a pomello. Giro la maniglia a pomello e sbircio un attimino fuori. 2 centimetri per vedere a sinistra. Ok. Non esco fuori totalmente con la testa, ma uso soltanto un occhio per guardare fuori. Allora, alla tua sinistra non c'è nessuno, è un lungo corridoio che svolta verso sinistra, svolta a destra. È pieno di armature. Ok. Vedo se ci sono trappole. Ok. Famosa collezione di armature di Wolfram. O forse no. Beh, tu avevi, credo, una collezione di armature. Ma l'avevo messa in quel corridoio? Cazzo, mi sono a me, lo chiedo. Cazzo, mi sto facendo tu tua moglie, cosa vuoi? Non facevi un cazzo. Elvira! Dove l'hai messa l'armatura? Elvira! Chiama! Oh, porco di quello! Posso farti 3 domande? Vai. Allora, tutte e tre. C'è una trappola qui e se sì, che cosa l'attiva? Che cosa fa la trappola quando viene attivata? Che cos'altro c'è qui di nascosto? Tutte e tre. Allora. Sì, c'è una trappola all'estremità dei corridoi. C'è un cavo alla metà del corridoio a sinistra e alla metà del corridoio a destra che se premuto... attivano i golem. Okay. Le armature in realtà sono dei golem. Ok. Io che puzzava. Possono essere disinnescate? Sì. Sono a filo a terra o filo alto? Filo leggermente rialzato. Sì, non è a mezza altezza, non è che è difficile da scavalcare, cioè proprio se ci passi. No. Ok, avvicino e cerco di capire dove sono esattamente, se riesco a vederle o meno. Sì, sì, riesci a vederli. Ok, allora prendi qua a posto. Supero lentamente il filo, vado in fondo a sinistra, immagino che sia speculare il corridoio. Sì, 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 esattamente. Ok, quindi giro a destra, ok, in fondo. C'è una luce in fondo, a destra. Sì, c'è un'altra parte di corridoio e al centro del corridoio ci sono 2 porte, una che dà a sinistra e una che dà a destra. Io ci ho svoltato? Non ho capito, io sono sì, ma... a sinistra, sono andato a sinistra e poi di nuovo a destra, ho già svoltato. Hai fatto così praticamente. Sì, esatto, in fondo di là ho 2 porte allora, una che va a destra e una che va a sinistra. Al centro dell'altro corridoio, sì.
Quindi dietro, allora, dietro al muro ci dovrebbe essere un'altra stanza in questo caso, perché se a destra, destra, in questo caso ci sarà un'altra stanza, un'altra grande stanza. Vedo se sento dei suoni innanzitutto. Allora, sul muro a sinistra senti del rumore metallico. Ok. Per essere più preciso, del rumore di metallo su qualcosa di morbido. Ok, quindi come se fosse delle armature con dentro delle persone? O No. Oppure delle senso. Armature su uno di quei gonfiabili per i bambini. Anche. Sicuro che Wolfram ce l'aveva in casa. Anche le armature devono divertirsi. No, è proprio un rumore di un colpo metallico su qualcosa di morbido. Ah, ok. Scusa, un colpo, sono ripetuti i colpi secchi. Ok, hanno una ritmica? Cioè, nel senso, sono continui? Non si sono fermati per tutto il resto? No, ogni tanto fermo, ogni tanto riparte. È una band. È un quartetto. Un quartetto. Quindi questa è sulla porta a sinistra. Sulla porta a destra, invece? Sulla porta a destra senti dei rumori, più che altro dei sibili. Forse l'aria, forse il vento. Ok. Posso ricollegare più o meno come è fatto il castello da fuori, ricordandomi a dove sono adesso dentro, nel senso... Posso provare? Per capire se quella parte è esterna... Master, vorrebbe orientarsi all'interno del castello per capire più o meno dove si trova. Ok. Grazie. Prego. Tirami su intelligenza. Va bene. Il punto debole di Naox. 8. Oh. Ti sembra di orientarti sul primo piano del castello. Ok. Della fortezza. Okay. Non ci sono finestre all'interno? No, zero. Nessuno. Dentro a quel corridoio no. Neanche nel corridoio di prima. No. Ok. C'è una serratura e una porta a sinistra? Sì. Si riesce a guardare leggermente dentro, anche se non tutto? Allora, la parte di zona che riesci a vedere della stanza a sinistra è leggermente offuscata, non è esattamente illuminata come l'altra, come il salone principale. Vedi dei ganci e delle parti di cadavere appeso, però, da quello che puoi riuscire a vedere. Ok. Allora, il corridoio ha delle luci fatte di fuoco, cioè delle torce? Sì, sono delle torce. Le levo. Le levi tutte? Le levo alcune, quelle sul lato sinistro, per avere una zona buia un po' magari sulle parti a sinistra. Quelle più vicine a... Dove metti le torce? Non so dove siano le torce, quindi magari dimmi dove sono. No, le prendo, le spengo. Ok. Bene, la zona a sinistra è leggermente più oscurata rispetto alla zona a destra. Ok, mi servirà dopo nel caso. Il mio nome è Garrett. E se ne va. Yeah. E adesso torno indietro. Ok. Vado dalla parte a destra e vedo se più o meno la stessa situazione nel corridoio a destra. Quindi giri proprio dall'altro lato. Sì. Ok. Allora, dall'altro lato c'è un'unica porta che dà verso destra. Ok, quindi non verso l'interno, ma verso l'esterno. Ok. Percepisco rumori, casi come prima? No, qui non c'è nessun rumore. Ok. Com'è il pavimento? Cioè, nel senso, per terra è pietra o c'è un tappeto? Pietra. Tecnicamente c'era una volta un tappeto, ormai è a brandelli. Ok. Mi spiace, Luchino, i tappeti persiani di tua moglie non sono stati mantenuti. Guarda la struttura. Guardi. Aspetta, spengo prima tutte le torce qua.
spengo le torce e guardo dentro la serratura. Ok, dall'altra parte riesci a vedere un corridoio molto più largo di quello dove sei tu adesso. Di fronte c'è una scalinata, o almeno tu riesci a vedere l'inizio della scalinata che scende. Ok. E basta. C'è un enorme lampadario ormai impolverato e mezzo distrutto dal tempo. Giù? No, no, su. Ah, ok. Apro la porta, se è aperta. Sì. Però la lascio andare senza passarci io. E poi vado su... La porta si apre verso l'interno, verso l'esterno. Verso l'interno, verso di te. Lo apre e mi nascondo dalla parte dello dove c'è il cardine, dalla parte di fianco del cardine, quindi non so dove si apre. Sì, ma sì. Facendo scherzetti. E vedo, sento se qualcuno magari parla, se ci sono dei rumori una volta che si è aperta la porta. Allora, quindi tu ti nascondi dietro la porta? Sì, non entro dentro, sto proprio ancora nel corridoio. Cioè, apparente fai uno scherzo, apri la porta. Apro la porta e me ne sto dietro, esatto. Ok. Dobbiamo fare uno scherzo, sì. Allora, dall'altra parte senti un rumore metallico di un'armatura. Ok, quanto è lontano? Di un paio di armature. Molto vicino. Diresti dall'altro lato del muro. Ok, allora incomincio ad allontanarmi indietro e mi nascondo. Ok. Faccio scompare la vista del nemico. Via di fuga. Innanzitutto mi trovo una via di fuga. Cioè, tanto è spento tutto, in teoria potrei anche nascondermi nel buio. Sì, c'è il buio, tecnicamente. Faccio una prova per nascondermi o mi è... Vai. Vai. 13. Proprio diventi nero come la notte. Non si sa più dove inizia la mattonella e finisce la house. Lo sapevo. È diventato un negro. Che palle! No! Tecnicamente non era negro, già lui. È vero, Cool Track era già abbastanza scuro. Non sono arabo, ragazzi. Quello che sono arabo. No, tu però... facevi l'arabo, che è diverso. Tu stai facendo l'arabo, ciccio. Sono nascosto. Mi allontano leggermente, mentre mi nascondo, mi allontano anche, vado, cerco di arrivare verso il fondo del corridoio, in modo tale da vedere sempre la porta mentre è aperta, ma restando comunque a debita distanza. Ok, giri l'angolo di spalle o no? No, vado a retro lentamente verso il fondo del corridoio. Ah, ok, quindi rimane su... Ok, allora... Quando arrivi sul fondo del corridoio, di quel lato del corridoio, vedi dall'altro lato un alabardiere, o quantomeno quello che ti sembra un alabardiere, entrare nel corridoio per controllare. Non vede nessuno e richiude la porta dietro di sé. Ok. Perfetto. Quanto è, che arma ha, scusa, è una alabarda? Una alabarda. Alabardiere. Ok. Allora, torno indietro adesso. Ok, ciao. Passata un'oretta. Che arma uso una alabarda. Mi avvicino alla porta e busso, non so come fare, faccio dei picchio forte contro il muro. Cioè, tu ritorni indietro da dove stanno loro? Sì. Ah, ok, no, pensavo che ribussavi alla porta degli alabardieri, ho detto No. Alabardiere! Scusi, io so che ci sono tre persone nel castello che stanno a far casino, uno suona, l'altro prega. Rob, io non sento Rob. Rob, sei mutato, mi sa. Eccoti. Ero mutato. Ciao. Sì. Sì. Ciao. Alabardiere, mi scusi, che arma porta? Una pistola. Chi è quel monaco che sbatte le porte? È una alabarda, quella che ha tra le mani. Io sono contento di vedermi. Entrambe. È tornato col track? Sì, sentite bussare dall'altro lato del muro. Bjorn si è lodato. Praise the devil. Apro il passaggio. Vi trovate davanti Cool Track. Pesantemente nero.
Saracini. Entra, arriva dai. Il ragazzo delle pizze. Di kebab. Chiudo il passaggio dietro di lui. E gli ho ordinato un kebab. Scusi, quant'è? Sono 10 euro pure. 10 euro. 10 euro pure. Che... sicuro? Ah, pizza. Ma lascia stare. Scusi, per lei 0 perché c'ha dei bei baffi. Vorrebbe vedere. Comunque. La strada si divide in due vie, una a destra e una a sinistra. In entrambi i corridoi c'è una trappola che attivano dei golem in armatura. A destra ci sono due armature pesantemente armate. A sinistra non sono riuscito a bene identificare che cosa ci fosse, ma suppongo che ci siano. Due armature pesantemente armate? Sì, che si muovono. Beh, io ho detto due alabardieri. Alabardieri, sì, scusa. Hai ragione. No, due armature vuol dire che sono due cicci di prima. No, perdonemo, alabardieri, scusa, confuso. Sì, ma è possibile che fosse anche quelli che è uguale, cioè, capito? Esatto, è questo che mi fa temere, nel senso chiedo, ma erano vivi, erano morti o non c'erano proprio? Sentivo solamente il rumore metallico delle armature che si muovevano. Ne ho fatto uscire uno per vedere se era lui. Ed era uno come loro. Erano simili, no? Non lo vuoi dire, l'armatura è completa della barriere. Ok, era comunque un'armatura, cioè sì, ok, perfetto. E quindi non lo puoi sapere, lo Rexen sapere. È caduto? No! Why Rex. Did Rexen fall? No. Rexen returns. A posto, cazzo. Ok, non capisco perché vi siete preoccupati tutti quanti. Vigo! Vino! Non c'è più vino! Oh! Dall'altra parte un rumore sordo di un metallico che picchiava contro qualcosa. Probabilmente stavano facendo a pezzi dei cadaveri. Questo non posso saperlo. È terrificante. Nel senso, nel momento in cui uscivamo, giusto, un'operazione, ma loro è terrificante. Non so, lei ovviamente conoscerà meglio di me questo posto. Una volta usciti dal nascondiglio in cui siamo, dovremmo stare attenti perché a destra e sia a sinistra ci sarà un filo. Dovete superarlo velocemente senza far casino. Se lo toccate attiverete i golem di... golem. I golem di golem. Oh mio Dio, dei golem fatti da altri golem. Questi che cazzo erano fatti? Malvagio, malvagerrimo. Malvagissimo. Se posso dire, Lord Wolf, anche sua moglie era un genio. Ci sapeva fare con l'armatura. Era una brava armaiola. Cosa suggerisce? Conosce meglio di me questo posto. Dove dovremmo andare, a destra o a sinistra? Armaiola, giardiniera, carpentiera, cioè. Io facevo solo la guerra, che ti devo dire? Era lei che governava la città. Praticamente. Detto, sentendo quello che mi dice Kultrek, sì. Dov'è che, fin dove è arrivato più o meno, quindi? Nel senso, ha superato la sala principale, è arrivato su questo corridoio, quindi esatto. Quanto manca alla sala dei ricevimenti, dove immagino che c'era il mio trono? Allora, dove c'era la corte. Sì, dovete tecnicamente scendere di un piano... e un piano sotto. Aspetta, quindi non salire ma scendere? Sì. Quindi lui è andato dalla parte sbagliata. È andato su. Beh, tu non gli hai detto dove andare, onestamente. Lui, no, Rex mi aveva detto che era in cima alle scale, Sì, la sala principale, il salone. Ragazzi, poi scendevano le scale, c'ha ragione. In fondo al salone, superato i corridoi, bisogna scendere di nuovo. Ok. No, giusto. Vabbè, allora, grazie, è stato inutile, ma va bene. Cioè, non sa dove sono le scale? No. No, le scale lui le ha trovate. Ho fatto tutto, sono salito. Allora, se le ha trovate a posto. Ha trovato le scale, fine. Va bene. Lui si deve andare in quella direzione, dove ci sono le scale. Sì, ma mi ha detto che devo scendere. No, vabbè, senti,
La cerca, la cerca. Perché così può scendere. Devo salire. Devo scendere o salire? Scendere o salire? Arrotati, arrotati. E non ripeti quello. Allora, io da quello che ho capito. Allora. No, 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 fai dire a Rex, scusa. Ok, va bene. E se no è un casino. Quale cerca vuoi perpetrare? La cerca a trovare il malvagio, quindi scoprire dove è il male, quindi il cavolo di negromante. Visto che ho la benedizione divina, che ho il metal detector, il sonar attivato, posso... La cerca indica la Nox. Ho il GPS. Vabbè, a parte Nox, forti onde malvagie, onde energetiche malvagie, due aure potentissime. Qual è quella sopra i 9000? It's over 9000! Sono entrambe sopra i 9000, una leggermente più dell'altra va verso il basso, quell'altra va verso l'alto. Facciamo quella più grossa. Facciamo una moneta e che ti devo dire, ma magari quello grosso, quello più grosso è il protettore, è il guardiano, ce lo siamo schivati e adesso siamo truffati. Lancio una moneta? Io signore, io andrei dove il signor Trek è già passato, onestamente. Lanciamo un bel guida, vediamo cosa ci dice la nostra divinità. Se no possiamo sempre interrogare le divinità. Proviamoci, facciamolo tutti e tre. Vai. La divinità chiedo e simil malvagio. Mettiamoci in combo. Io interrogo la morte. Uno di noi tre ci riuscirà. O morte dice andare 9. Su. Solai dice di andare giù. 10. Io 10. Anch'io. Io aspetta, anch'io. Aspetta. Guarda, qui è un ritrovo di divinità. Proprio. Non ce l'ho la divinità. Io mi immagino, la morte, Lumia e Bjorn tipo che stanno chiacchierando prendendo il tè, a un certo punto gli vibra tipo il cerca persone tantissimo a tutti, fanno minchia i coglioni di Wolfstream, che palle. Posso tirare anch'io per Bob? Vai sopra, sei tipo col touchscreen, vai sopra. Oh, via. Allora, un'enorme potenza mentale vi entra nelle menti, compare sotto forma di freccia e Wolfram riconosce anche una voce molto familiare a lui che fa: uè, uè, stiamo facendo 3-6. No, Rex, sai che se... ti prego, dimmi che è veramente così. L'easter egg fammelo fare. Allora, l'easter egg devi far fare, c'ha ragione, è tanto il mio dio, posso scegliere io come farla, va bene? Infatti io Bjorn, ma lasciami in pace. No, no, stava di casa, non è parata. Allora, io le divinità vostre. Naux, tu non hai una divinità, giusto? Io c'ho Bob. Chi? Bob, il dio degli avventurieri. Ma fa cagare. Il dio dei golem fatti di golem. Io credo che serva una pubblicità. Facciamo gli dèi e poi facciamo pubblicità. Dai, no? fai la divinità. Allora, ragazzi, generalmente le vostre divinità vi trasmettono telepaticamente il volere di andare verso il basso. Wolfram, la tua però ti avverte che probabilmente anche quella verso l'alto. Cosa? La tua cerca potrebbe riguardare anche quella verso l'alto. Cosa? No, potrebbe interessare. Vabbè, però. Le strade delle divinità sono infinite. Ma la bastardaggine del master è universale. Vabbè, ma io lo so perfettamente. cosa ti lamenti allora? Hai fatto. Ma che cosa?
Beh, suggerisco quindi... di proseguire verso il basso. Assolutamente, il basso è la strada giusta. Non è il caso di dividerci. Anche se... assolutamente no. Dividerci non è una cosa giusta, secondo me. Wolfram? Hai ragione, alta sacerdotessa. Scendiamo. Vai, cool. Vai davanti, vai tu. Avevo capito, vai in cool. Vai in cool. In realtà ci stavo appena tornando, mi ci rimandati. Tipo... pausa. Master, esatto, pausa. Yep. Dai, yes. Yep. Va bene. A dopo. E con gli eroi che finalmente si avventurano verso il basso, noi andiamo in pausa. Yeah.